Phil Dellhauser e Rosenthal, 33 anni e classe 1980 per Phil Dellhauser, che adesso lo possiamo andare a rivedere il percorso. Vogliono sicuramente fare bene in questa stagione. Al momento è arrivato un nono posto, un 17° posto ai due grandi slam che hanno giocato, una coppia comunque che deve trovare, eccolo qui, grande campione, tra l'altro. Finati i ragazzi americani, un'altra ottima difesa, ma bravissimi i lettoni a concretizzare il punto. Samelovs, 28 anni, esperto, giocava con Sorokins nel 2012, dal 2008, prima anche con Plavins, l'abbiamo ricordato, interscambio. Dellhauser verso Rosenthal, va a piazzare uno shot line, buona difesa di Smedins, con Smedins seconda mano, rimanda la palla in là, l'applauso del pubblico con Dellhauser, ancora a servire Rosenthal, il tocco di Samelovs, il punto, perché probabilmente c'è stata, credo, un'invasione di Rosenthal. Sì, un'invasione di Rosenthal che ha toccato il nastro superiore della rete. Partono forte i due lettoni, Samelovs e Smedins, a rivalutare un po' quella che è stata la sconfitta agli ottavi di Nicolai Lupo. Samelovs a cercare ancora Rosenthal con Dellhauser verso Rosenthal, l'attacco di potenza a cercare la linea, rischia tantissimo perché prende secondo me la parte esterna della riga. Fa bene a rischiare però perché i ragazzi lettoni stanno coprendo molto bene il campo, quindi quello che gli americani devono fare è giocare verso le righe o comunque sopra il muro. Phil Dellhauser, campione mondiale nel 2007, olimpico a Pechino nel 2008 con Rogers, una nuova coppia comunque forte. Smedins in ricezione, poi attacca questa palla di potenza, Rosenthal va a prendere un grande pallone con le nocche, rimette la palla di là, Dellhauser, recuperano però anche i due lettoni con Samelovs, trova una giocata con un bagger preciso sopra la rete, bravissimo, infiamma il pubblico di Roma, ha avuto coraggio, diciamo, perché non si fa mai una cosa del genere, un bagger corto è molto facile da recuperare, invece è stato bravo, ha letto molto bene il gioco. Giulia, un bagger corto che lui ha fatto in queste giornate tantissime volte, quindi una volta è una cosa che lui secondo me sa fare molto bene. Probabilmente su giocatori americani per loro va meglio così. Samelovs al servizio con l'attacco di Rosenthal, grande diagonale con Smedis, si supera, poi va ad attaccare questo pallone servito da Samelovs, un shot line perfetto, il corso delle righe, 10° punto lettone. Molto composto in difesa, ha tenuto questa palla come se fosse facile e poi bellissimo lo shot line all'incrocio delle righe. Ancora Samelovs al servizio, più 3 per i due. Poser che sembra abbia l'intenzione di battere in salto. Lunga la rincorsa, prova a sfruttare la battuta. Forza su Samelovs con l'attacco di Samelovs a mettere giù un grande cut shot appoggiato, il 13-9. Bel tempo questo, bella finta ha fatto, ha aperto molto bene la spalla come se volesse attaccare forte e poi invece ha fatto una palletta corta. Dal 2006 al 2011 per 4 volte consecutive Dellhauser ha vinto il premio di miglior muro della World Tour, mamma mia che giocatore. Dellhauser va ad attaccare questo pallone, il muro di Samelovs con poi prima mura, poi mette giù la palla con la difesa di Rosenthal che poi attacca di potenza, guarda cosa va a prendere Smedins, prova ad andare dall'altra parte Samelovs, questo per far capire la grinta di questi due giocatori, la voglia, sì, di stanno vincere, stanno dando veramente tutto. Tra l'altro la regola è che tu puoi addirittura andare nel campo avversario, l'importante è che passi dietro la stina e che la palla ritorni da dietro la stina, quindi da fuori il campo. Rosenthal non sia alto, ha delle grossissime doti di salto e soprattutto una spalla molto molto veloce. Smedins ha giocato anche col fratello più giovane Tom nei primi anni. L'attacco di Rosenthal, il muro di Samelovs con Dellhauser a provare a mettere giù un pallone che vanno a recuperare con una grande giocata sia Smedins che però è stato il quarto tocco segnalato da parte del primo arbitro, però è stato un grande scambio, spettacolo centrale. Quattro grandissimi giocatori, i lettoni non mollano un pallone, quello che hanno fatto per tutto questo torneo, ci avevano impressionato la partita. Dellhauser 19-18, americani avanti in questo primo set, aiutato anche dal nastro, ci danza ben due volte sopra, poi scende, chiede scusa ovviamente alla coppa di lettone, 20-18, due set point per prendersi il primo set.
questo un po' di fortuna, sì, è stato aiutato, però bravo perché ha continuato a battere in salto per cercare questo, un punto nel momento che contava. La fortuna aiuta gli audaci, si dice, questo è, devo dire che Fieldhauser è uno che usa la fortuna ma anche usa i suoi colpi. Ancora in salto su Samuilovs con Smedic al sale, per Samuilovs il suo attacco, un grande diagonale di potenza, nulla può fare Dalhauser. Bella diagonale. Rosetta, scusate. Ora ragazzi, gli lettoni devono costruire da una buona battuta una buona difesa. Annullato il primo set point, ma rimane uno per gli americani con Smedic al servizio. Vediamo se mette pressione su Dalhauser. Rosenthal, Dalhauser il suo attacco sulle mani di Samuilovs, il primo set 21-19 con la coppia americana avanti. Formazione in questi momenti, magari loro sanno anche di più come interpretare le prede. Dalhauser 2,06 metri per questo grande campione americano. Ancora battuta in salto su Samuilovs con Smedic a servire. Samuilovs lungo linea, una buona difesa da parte di Rosenthal, che poi aiutato da Dalhauser mette giù un grande diagonale sulle braccia, sulle mani, anzi piegate di Samuilovs. È pazzesco vedere come i maschi, a differenza delle femmine, riescano a coprire molto più campo anche in maniera più semplice. Qui Dalhauser ha allungato un braccio e ha preso una palla davvero imprendibile. Vogliono stringere i tempi gli americani, 7-3, un bel vantaggio. Qui sicuramente può uscire la qualità. Va a cercare ancora il palleggio di Dalhauser, l'attacco di Rosenthal, un cut shot coperto, difeso bene da parte di Samuilovs, che poi mette uno shot line molto bello. Bravo, molto bello. Quinto punto. Questa. Grandissima difesa. Ti posso assicurare, Maurizio, che una difesa in tuffo e una gran rincorsa. Alessandro, un tecnico che ha portato sicuramente qualità alle nostre squadre nazionali. Con Dalhauser al servizio, problemi, il tocco di Samuilovs, quello di Smedic con Dalhauser, attaccare questo pallone, un grande muro di Smedic. Bravissimo Smedic a fare questo muro, Dalhauser incredibile, si stacca da rete, difende con la nocca con una facilità impressionante. È un piacere per noi, per i telespettatori e per Giulia Momoli, che non vedo l'ora di tornare in campo. Sì, non vedo l'ora e veramente questa settimana mi sono proprio goduta lo spettacolo. Non essere in campo, ma essere con la testa sul campo. Sì, assolutamente sì. E sai che è successo? Pensavo, non vedevo da diversi mesi una partita di questo livello e invece mi sembra sia ieri. Questo è importante anche per il ritorno. Fermo, tutto fermo con il time out sul 12-9 per Rosenthal, Dalhauser, Medins e Samuilovs. Le hanno impegnato tantissimo, continuano a farlo, continuano a parlare, a scambiarsi indicazioni. Avevano, non dico il set in pugno durante il primo parziale, però avevano sicuramente la possibilità di prendersi quel set. Invece poi il cambio di marcia degli americani ha fatto portare a casa questa grande coppia il primo parziale. Adesso stanno giocando nuovamente bene. Sì, i lettoni sono partiti incredibilmente bene nel primo set, ma come già abbiamo discusso nei giorni scorsi, c'è un punto che cambia la partita. Gli americani hanno saputo sfruttare quel punto, a cambiare ritmo e accelerare, e anche nel secondo set stanno conducendo. Per Dalhauser il suo migliore anno sicuramente è stato il 2010, con 9 vittorie tra Open e Grandi Slam, e proprio quel successo a Roma. E parliamo di un giocatore veramente tra i migliori pitcher del mondo, con Samuilovs al servizio, con Dalhauser a servire in palleggio. Questa palla per Rosenthal, il muro di Smedic, ancora Rosenthal, Dalhauser dalla sua altezza. Bellissima copertura qui di Rosenthal. Non ha bisogno di prendere la funivia, lui c'è già in alto. 13-9. Rosenthal al servizio. Vediamo se proverà la battuta. Lui parte sempre da molto lontano, dalla linea di fondo, con Samuilovs in ricezione, va ad attaccare poi questo pallone con le nocche, mette un lungo linea, però gestito bene con Rosenthal in metà campo a provare un colpo corto, un gioco d'astuzia, un colpo di precisione che non va perché rimane nel proprio campo. Decimo punto per Samuilovs Smedic. L'idea era buona, ma era davvero molto sbilanciato, ha chiesto troppo a se stesso. Smedic al servizio. A tornare nella partita i due lettoni con
Rosenthal attaccato, questo grandissimo calcio da parte di Rosenthal, la palla tagliata, impressionante, 14-10. Si batte la testa come per dire dovevo gestire meglio anche la palla prima. Beh, comunque va bene così perché sono 4 punti di vantaggio, attenzione alla battuta in salto di Phil Dellhauser. Si sta alzando anche il vento sul centrale, sul Pietrangeli, con Samuel Lowe, attaccare questo pallone, il muro di Phil Dellhauser, 15-10 più 5, ma adesso sono 5 punti veramente pesanti perché sono a 6 punti dall'oro. Eh sì, siamo in una fase molto importante del match, sono certa che gli americani continueranno a spingere a partire dalla battuta di Dellhauser. Eh sì, si ripropone di nuovo il campione americano, ancora battuta in salto, questa volta se ne va molto lontano dalla linea di fondo, 11° punto per Samuel Holmes, Smedici, Nettini, ma ha fatto bene ovviamente a giocare questo tipo di servizio. Recuperano la concentrazione gli americani sistemando la sabbia, è una cosa che si usa fare. Samuel Holmes al servizio, in lungo linea su Rosenthal con Dellhauser, alzare in energia per Rosenthal, ma arriva il muro di Smedins, il punto numero 12. Bellissimo muro, già il terzo muro che fa lui se non sbaglio. Vedi come si scambiano. È un ottimo giocatore di difesa, ma quando va a muro si fa sentire. Alexander Samuelovs, 28 anni, nato a Riga, con Dellhauser, alzare questo pallone per Rosenthal, le mani del muro di Smedins, colpo è troppo potente, non riesce a gestirlo Yanis Smedins, 16-12, si cambia campo, più 4 punti pesantissimi verso loro. Pubblico delle grandissime occasioni a Roma per questo appuntamento che piace tanto ai Beecher, ai campioni di Beecher. Tutti presenti ovviamente in questo appuntamento romano, il quarto con le nocche, Samuel Holmes, una grande gestione con Rosenthal. Difesa, gran palla questa, pallone. Ha velocizzato di polso, ha frustato questa palla in intrarotazione, davvero imprendibile per la difesa.